Buongiorno, sono il professor Luigi Galiò dell'Università di Catania e ci troviamo nell'area del foro dove stiamo facendo uno scavo con l'Università di Catania insieme in collaborazione con il Politecnico di Bari, che cura soprattutto lo studio architettonico delle strutture che stiamo rinvenendo, e l'Università del Molise, che ha curato invece tutta la parte di diagnostica con il georadar nella zona che ha preceduto lo scavo. Lo scavo ha come obiettivo la ricerca delle fasi più antiche di questa parte del foro, in particolare del Tempio di Giove, capire come funziona il culto in questa parte della città e come funziona soprattutto l'architettura di questa zona. Quello che stiamo trovando qui è l'altare più antico che si trova di fronte al tempio, che poi è stato dismesso in età romana, quindi le fasi che noi stiamo trovando sono quelle preromane, quelle di età sannitica, fra la fine del III secolo a.C. e il II secolo. È uno scavo che ci sta, devo dire, dando tante soddisfazioni, perché stiamo scoprendo non solo le architetture di questa fase più antica, ma tutta una serie di atti rituali, devozionali, fatti intorno al santuario, le fosse votive che probabilmente dovevano contenere il pasto rituale delle persone che erano venute qui per un pellegrinaggio, per un rito religioso, e in una sequenza che noi riusciamo a leggere veramente fino all'età della romanizzazione, fino all'arrivo dei romani. Quindi è uno scavo molto importante perché ci dà uno spaccato della città che forse prima non conoscevamo, soprattutto per quanto riguarda gli spazi pubblici. In relazione con le fasi più antiche, con le architetture più antiche che stiamo trovando di fronte al tempio, nella zona più orientale stiamo trovando invece una pavimentazione che precede la pavimentazione di età romana del tempio. Ancora non abbiamo bene i dati per poterla datare, però comunque si tratta di una fase importante di questa frequentazione, che da periodi più antichi di quelli che solitamente osserviamo continua nel foro. E devo dire che lo scavo è stato voluto fortissimamente dal professor Massimo Sanna e soprattutto da Enzo Lippolis, che aveva iniziato le prime campagne di scavo in questa zona e che poi è scomparso prematuramente, per cui questa nuova campagna vuole riprendere gli scavi fatti da Enzo Lippolis e soprattutto ritornare su quelle che erano le sue idee, i suoi progetti di ricerca in quest'area, e mi sembra doveroso ricordare in questa fase una persona così importante per l'archeologia italiana, perché veramente ha dato molto anche a Pompei e alle sue ricerche fatte in questo settore.